Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anthony 9, sta venendo notte, quindi mettiamo subito giorno. Che bello! Oggi vedremo i mostri di Minecraft. No! Dico mostri, ma intendo anche gli animali come i cavalli, che sono belli forti. Contro i pollo! Fai esplodere prima il pollo così non ci rompe le palle. No. È scarso. Noi abbiamo delle cose forti, vero ragazzi? Sì. Quindi prendiamo subito questo lama. Te facciamo lama. Tu tutte le volte che mi hai sputato, te lo meriti. Speriamo che esplode. Se vive lo facciamo ancora. No. È una sfida. Vediamo se resiste. Non devi resistere. Però posso salire su di loro. Ah sì, che bello. No, brucerete morti. No! Non ci credo, sono vivi! No! Di questo ragazzi io parlo, io sono felicissimo. Perché comunque è la sfida, perché pochi animali resistono a 6 o 7 TNT messe. Quindi... Il cavallo è bello forte. Il cavallo è forte comunque. Vi dico che il cavallo è tosta pure ucciderlo. Allora metti 10 TNT così vediamo come fa. Dai, stavolta no. È brutto poi. Ti faccio una gabbia. Ma perché devi scavare? Perché questa è una gabbia da 6, guarda. Io so ragazzi e confido in voi. Se voi ti fate che il cavallo vivi, che il cavallo vive... Allora il cavallo vive. 6 TNT pure un cucciolo. Non deve morire il cucciolo. Non deve. Mettiamo la TNT in alto. Cavallo, ma io confidavo in te, fai schifo. Come ha fatto? È fortissimo. I cavalli hanno tipo 20 cuori. Non lo so, forse la TNT ne toglie 10, quindi erano 6 e ne toglie 60. No, erano 7 perché ce n'era una sopra. Quindi il cavallo non è potuto resistere. E questo cos'è? Il ciuco. I ciuchi fanno schifo. Se il cavallo ha fatto schifo, se il ciuco resiste, non ci credo. Abbandoniamo questo video se il ciuco vive. Dai, non lo abbandoniamo. Scherzo, ma secondo te abbandono... Tutto pietra. No, non c'è tutto. Secondo te abbandono un video. Forse ho tutto. Però una cosa, mi metterò in mezzo alla TNT stavolta. Ma tanto sono in creative. Lo so che sono in creative, mi metterò qua, speriamo di non andare. Ragazzi, questa è una ficata bellissima. No, non ti voglio, ciuco, non fai schifo. Mettiamo pure... No, questo è troppo però. Perfetto. Ti levi. Magari io riesco ad accendere la TNT. Vediamo la sua morte alla prima esplosione. Forse 6 però sono un po' troppe. Se muoiono subito è un po' troppo, Quindi i mostri moriranno così, Non lo so. Comunque pochi resteranno in vita. Per me pochi. Se voi dite tanti, io vi credo. Questo qua chi è? No, però è tantissimo. Come vive questo mulo? No, mettiamo così infatti. Qua lo ripiattiamo. È impossibile per lui poi vivere. Tanto ora già esplode. No, un cucciolo. Ne mettiamo tanti. Ho saputo che più sono, meno muoiono. E potrebbero resistere. Poi non vi metto neanche la TNT sopra. Oh! I muli, io ti voglio bene. Se è l'unico mulo al mondo che è resistito a tipo 10 TNT stavolta. L'unico. Quindi è il mulo
Leggendario, salta sul letto, vome, perché così festeggiamo il mulo leggendario. Oh, tu sei già morto però, cavallo scheletro, non puoi rimorire. I cavalli scheletri sono belli forti, quindi ti do uno svantaggio di 8 TNT. Ma come 8? Questo non vale. Ma lui è già morto, capito? No, infatti non vale. Cambiati idea anch'io, raga. Sempre 6. È già tantissimo 6. Diamole così. Non so neanche come farò ad accendere il fuoco. Voglio picchiarvi. In qualche modo l'accenderò. Ne spawnati troppi. Si accendevano. Guarda che muoiono. Che cacchio. Come? Ma io non ci credo. Il mulo leggendario. Che povero è rimasto senza. Dai, voi. Ho saputo che i cavalli zombie hanno tipo 30.000. Hanno tipo 40 cuori. Sarà bello. Ma però facciamo i pesci. No, i pesci sono scarsi. Dai. Se allora, ragazzi, io l'ho già detto a Mome prima di iniziare il video. Voi trovate una noia a vedere gli animali, i pesci inutili che muoiono in un colpo. Dai, allora, ho un'idea, i pesci li facciamo fuori dall'acqua, così prima esplora il TNT e muore. Potrebbe essere un'idea, no? I pesci sono troppo scarsi e sicuramente muoiono. Non è una sfida vederli, perché è ovvio che moriranno. È vero, i pesci. Vediamo questi, forse loro resistono. Non resistono. Ah, scusate, allora ragazzi, commentate, scrivete nei commenti se sapete quanto danno fa una TNT. Eravamo al camaro zombie. Povero pesce, perché i panda hanno vita. Se non è resistito un cavallo zombie, potremmo saltare pure gli animali stavolta. Scusate, non resiste nessuno di loro. Il panda può resistere. Il panda confida in te. Sei così carine, così carino che vivrai. Sì, però questo è troppo, questo blocco. Ok, tra poco inizia l'Italia. Se volete stoppare, se volete stoppare questo video pure, perché comunque è la Spagna, comunque è l'Italia. Vai panda! Ma ti sei che mi piace, sono bambino di 9 anni. Panda, io ti amo, panda, ti voglio. Quanto pugliano i mostri? Quello che vuoi. Ma la volpe è saltato. Vabbè, fa niente, tanto si sa che muore. Ma è Foxy, il tuo migliore amico. Lo so. Ok, se non ci vedete. Oh, c'è già un creeper, perfetto. Ma lo dobbiamo spawnare noi, perché sennò non è più una bella sfida. 2, 3, 4, 5. Questo poveretto fiore morirà. Non spaccarlo. Così. Ok. No! Che errore. Che errore. Tipo così dovrò fare. Ciao creeper. Che bello che mi guardi, ma tra 2 secondi morirai. Ma tanto loro già esplodono. Vediamo se i creeper di Minecraft resistono. Morti in un colpo. Ho la sensazione che allora dovremmo sparare a caso. Capito? Non andiamo in ordine, ma spariamo a caso. Ma come spariamo a caso? È bello. Anto, ma ti dico una cosa, spariamo. Cioè, spariamo a caso? Non so che c'è. Potremmo vedere il magma. Il magma? Aspetta, ma una prova. I magma muoiono. I magma. Credevo che i magma morissero in acqua. Anche gli zombie, però i zombie non hanno 10 cuori. Come fanno? Se io muoio su Minecraft in un colpo.
i zombie hanno 10 cuori. E su Minecraft ho 10 cuori. Dovremmo sfruttare uno grande. No! Ma saltano. Così è meglio. Ok, mi sa che muoiono. Sì! Magma! Ce n'è uno vivo. Ok, magma resistono. Sono formidabili. E poi è bello perché si duplicano, capito? Si duplicano. Antora, prendiamo un sacco di mostri, allora. Zombie. Il caramello brillante. Ecco, bravo, al posto delle torce. La strega! Proviamo la strega! La strega! Abbiamo preso due. Ma le streghe sono fortissime. Grazie, fammi sbagliare pure a scavare perché salti. Allora stoppiamo il video. Ciao ragazzi! No! È più bello il video. Il tuo saltare sul letto è inutile. Non è bello il video perché non fai in ordine. Guardate. La witch! Witch! Anto facciamo un ordine. Così è dentro anche loro. Sei viva? È viva. È viva! E dove? Non ci credo, lì! Non lo vedi? Era uno zombie. È morta. Abbiamo capito che le streghe non sanno resistere. Allora facciamo tipo lo zombie con il pigment, togliamo il caramello brillante. Lo zombie con la witch. Però mettiamo 4 TNT qua. Lo zombie con la witch e il caramello. Oh, vai a sbagliare a scavare se salti sul letto. Voglio saltare. E va. Capisci? Zombie con la witch. Esplodi. Chi muore? Guarda che bello. Quella è il nuovo mostro. Vabbè ragazzi, resiste lo zombie. Consigliatemi un mostro commentando qua. Scusa, io ho cambiato. Devo mettere mezzanotte. Sennò i mostri bruciano. Il pig zombie? Il pig zombie con l'Enderman e scheletro wizard. Sì, vabbè, non ce la fanno. Un blazer. No, anche il ghast. Un altro sondaggio. Proviamoli tutti. Bestia. Predons. Il Predons non muore, è ovvio. La bestia dei pillager, li faccio molta TNT però. Tanto te hai un... Anto, ho un cappello. Anto, ho mezzi capelli blu. Guardali. Andiamo un attimo. Un attimo. Che bello. Ti è caduto lo squid. È grande come tutta la gabbia. Non credo che vivrai. Mi deludi? Mamma mia! Abbiamo un campione! Il primo campione nella storia! Il primo mostro della storia a essere sopravvissuto! Ragazzi, forse per questo video è tutto. Forse non ci... Per la prossima volta. I mostri di Minecraft sono un po' schifosi a resistere contro 6 TNT. Forse la prossima volta proveremo con 2 TNT. Almeno vedremo se ogni mostro potrà resistere. Oggi ci fermiamo qua. Noi ci vediamo la prossima volta. Consigliatemi se il prossimo video su Minecraft potrà essere il titolo. I mostri di Minecraft riescono a resistere a 2 TNT. Dopo che arriveremo avanti a 100 TNT. Vediamo se il Predons, la bestia di Pillager, riuscirà a resistere. La bestia è #predone dei pillager nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima.